Ricomincia con un pareggio il percorso di crescita della nazionale di Roberto Mancini, del CT, del commissario tecnico campione d'Europa. A circa 2 mesi dal trionfo azzurro nella serata di Wembley, a Wembley Stadium, nella lotteria infinita dei calci di rigore, grazie alle parate di Gigio Donnarumma, grazie al rigore parato, battuto da Saka e parato dall'ormai ex portiere rossonero, dall'ormai ex portiere del diavolo. Eccoci qua ritrovati, ragazzi, per parlare di questa quarta partita nel percorso di qualificazione verso il prossimo torneo iridato, verso il prossimo mondiale, verso Qatar 2022. Italia che comanda, l'Italia del CT, del commissario tecnico Roberto Mancini, comanda il gruppo C di qualificazione con 10 punti in questo momento dopo 4 partite disputate, dopo il successo a Parma contro l'Irlanda del Nord, dopo il trionfo 2-0 in terra bulgara lo scorso 28 marzo, grazie ai gol di Manuel Locatelli e del Gallo Belotti, dopo il trionfo a Vilnius contro la Lituania. Ecco che arriva purtroppo questo pareggio, questo risultato, tra virgolette, negativo, perché domenica sera, ragazzi, si giocherà contro la Svizzera, una partita fondamentale per il percorso di qualificazione. Sarà una partita che potrebbe anche risultare alquanto storica per la nazionale azzurra, per la nazionale di Roberto Mancini, del CT campione d'Europa in carica, perché infatti questa sera l'Italia eguaglia un record mondiale di 35 risultati utili consecutivi. Dopo i 35 risultati utili consecutivi messi a segno dalla nazionale verde-oro, dalla Brasile, dal 1993 al 1996. Stesso risultato messo insieme, raccolto dalla Spagna, dalle Furie Rosse nel biennio 2007-2009. Ed ecco qui, ragazzi, che l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini dal 2018 al 2021 è riuscita a replicare questo storico risultato con questo pareggio, con questo ennesimo risultato utile consecutivo nella serata dell'Artemio Franchi. Una serata purtroppo rovinata al minuto numero 39 sul cross di Despotov, l'anticipo di Iliev dell'attaccante dell'Ascoli che batte Gigio Donnarumma per il gol del momentaneo pareggio del definitivo 1-1 in quel del Franchi, nella serata in cui Federico Chiesa ritrova il gol proprio alla Franchi. Un bellissimo 1-2, un dai e vai con Ciro Immobile e poi il sinistro a battere Georgiev, un incredibile Georgiev che, secondo il mio punto di vista, è il migliore in campo questa sera all'Artemio Franchi, con tantissime parate decisive, una soprattutto su Federico Chiesa nel corso della ripresa a tu per tu con l'esterno bianconero. È stata la serata del record di risultati utili consecutivi, questo record che potrebbe essere ampliato domenica sera in trasferta in terra svizzera, una partita fondamentale, visto che proprio la nazionale elvetica ci segue dietro alle spalle nel gruppo C di qualificazione a quota 6 punti, con 2 partite però disputate in questo momento. Successo 4-1 invece nell'altra partita, nella serata di qualificazione, con il netto successo dell'Irlanda del Nord in terra lituana per 4-1. Poi comunque andremo anche a ripercorrere quelli che sono stati gli altri risultati. È stata una bella Italia per tutti i 90 minuti, un'Italia comunque corace, un'Italia che ci ha provato dal primo fino al 90esimo, fino anche al 95esimo con l'ultimo pallone e messo in mezzo alla disperata per il colpo di testa che sarebbe valso la vittoria, che sarebbe valso i 3 punti, che sarebbero stati meritati contro la nazionale di Petrov, che riscrive la storia del calcio bulgaro fermando
nell'appareggio, proprio la nazionale campione d'Europa. Dopo il pareggio nel lontano 2006, perché questo pareggio assomiglia tantissimo al pareggio ottenuto allo stadio San Paolo il 2 settembre del 2006, allora l'Italia, campione del mondo, si presentò con una forma non smagliante contro la Lituania, la San Paolo, e in quell'occasione terminò proprio 1-1. Un pareggio che questa sera è stato invece ottenuto con l'Italia campione d'Europa in carica e fermata clamorosamente dalla nazionale di Petrov. Andiamo anche a ripercorrere anche gli altri risultati per poi terminare questo racconto di questa emozionantissima serata, partendo dalla vittoria esterna del Kosovo contro la Georgia, 2-0 di Andorra contro San Marino, netto successo in Estonia del Belgio di Martinez per 5-2 in trasferta, vittoria esterna anche della Romania contro l'Islanda, il pareggio 1-1 dell'Italia contro la Bulgaria, 2-0 il successo della Germania in Liechtenstein, netto successo dell'Irlanda del Nord nel gruppo C proprio dell'Italia contro la Lituania, 0-0 tra invece nella partita che ha visto la Macedonia fermarsi in casa, la vittoria invece 4-1 della Polonia contro l'Albania in terra polacca, il successo di misura della Repubblica Ceca contro la Bielorussia, sconfitta clamorosa per le Furie Rosse invece contro la Svezia per 2-1 e poi netto successo dell'Inghilterra di Southgate contro l'Ungheria per 4-0 in quel di Budapest. Questi i risultati in questa seconda giornata nella seconda finestra di qualificazione verso il Mondiale di Qatar 2022. Tornando alla prova degli azzurri, un'ottima partita, un'ottima prova, però questo sicuramente è un pareggio che non mi aspettavo nel percorso, nel viaggio di qualificazione, perché in questo momento l'Italia è ferma a quota 10 punti, 6 punti per la Svizzera e quindi la partita di domenica sera è una crocevia fondamentale verso il sogno iridato. Quindi domenica sera tanta attenzione. Ci servirà la migliore Italia, servirà la miglior versione della nazione di Roberto Mancini, non solo per ottenere una vittoria che sarebbe comunque che avrebbe un significato particolare per il record di risultati utili consecutivi, ma che proietterebbe la nazionale azzurra verso il mondiale, verso il ritorno al mondiale dopo l'assenza nell'ultima edizione, quella di Russia 2018. Ma intanto comunque è stata un'emozione rivedere in campo con il logo, con il logo della vittoria di Euro 2020 la compagine azzurra. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.